serissimo delle concessioni. Dicevo che hanno questo problema, serissimo delle concessioni, per capire quanto l'Europa impatti la nostra vita. E girando per il sud, girando per il nostro sud, quei pochi cantieri aperti che vedi la bandiera azzurra con le stelle dell'Unione Europea. Cioè l'Europa è già dentro. Però noi facciamo una campagna elettorale, come giustamente ha detto e ha scritto il presidente D'Alema, in sintonia con quello che hanno fatto i socialisti in Europa, in modo, io credo, molto netto. Senza l'Europa non andiamo da nessuna parte, ma questa Europa così com'è non ci piace. E noi chiediamo il voto al Partito Democratico innanzitutto e soprattutto per cambiarla questa Europa. Cambiarla profondamente, cambiare i trattati, fare in modo che per la prima volta possa essere un socialista, Martin Schulz, a guidare la Commissione Europea. Senza l'Europa non andiamo da nessuna parte. A chi in questi giorni presenta suggestioni di uscire dall'euro, di uscire dall'Europa, io credo che con pacatezza, dialogando soprattutto con la gente che è arrabbiata, che non ce la fa più, con quegli imprenditori che hanno difficoltà, noi dobbiamo spiegare le ragioni dell'Europa e spiegare le ragioni delle nostre proposte. Noi siamo un paese che ha 2.000 miliardi di debito pubblico. Ogni anno paghiamo qualcosa come 7500 miliardi di interesse. Questo interesse è frutto di un tasso, 2,3, 2,4, 2,5. Se un giorno ci fosse qualcuno che pensasse di uscire dall'Europa, questo tasso salterebbe a 4, 5, 6. Significherebbe praticamente non fare la fine della Grecia, ma la fine dell'Argentina. E a chi dice che è pensabile, possibile uscire dall'euro, io vorrei... Ricordo sempre che quando accendiamo la televisione e vediamo che i grandi della terra si incontrano e vediamo tanti paesi europei, vediamo l'Italia, la Francia, la Germania, se il mondo continua a funzionare in questo modo non ci sarà un paese europeo seduto a quel tavolo: India, Brasile, Giappone, Cina, Russia. E allora altro che tornare indietro, il problema è farla veramente l'Europa, altro che tornare indietro. Il tema è che non basta la moneta, ma insieme alla moneta ci vuole uno Stato. Altro che tornare indietro, il problema è che insieme alla moneta ci vogliono politiche fiscali comuni, ci vogliono politiche bancarie comuni, ci vogliono sistemi che riguardano il trattamento dei lavoratori comuni. Il tema quindi non è tornare indietro, ma farla veramente l'Europa, farla fino in fondo. E significa un'Europa più democratica, dove conti di più la Commissione Europea, dove conti di più il Parlamento Europeo, non questa scena che abbiamo davanti agli occhi dei capi di governo che si incontrano, il diritto di veto, non si decide o decidono solo i forti, ma un'Europa dove conti di più il Parlamento Europeo. Ed un'Europa che cambi registro, un'Europa che cambi registro. Nel libro di D'Alema sono avanzate tantissime proposte, delle quali purtroppo si discute poco in questa campagna elettorale. D'Alema, come socialisti europei, fanno 3 proposte precise. In realtà ne fanno 13, ma insomma ne ricordo 3, quelle che a mio avviso mi appaiono fondamentali. Primo, noi abbiamo bisogno di un'Europa che non sia più l'Europa semplicemente dei conti, dell'austerità, ma abbiamo bisogno dell'Europa che riparta dal lavoro. E quindi tutti i soldi che vengono spesi per investimenti non devono rientrare nel patto di stabilità. Liberare questi bilanci che sono ingessati, dare più possibilità agli stati nazionali di investire, perché senza l'intervento dello Stato i paesi non ripartono. E poi affrontare con coraggio il tema del debito. Noi abbiamo questo interesse altissimo, lo dicevo prima. D'Alema propone, i socialisti europei propongono che la parte eccedente il debito del 60% venga ammortizzato in 25 anni con un tasso di interesse molto basso. Parliamo di decine di miliardi che si libererebbero per investimenti, parliamo di decine di miliardi che sarebbe possibile utilizzare. Se pensiamo che gli 80 euro al mese sono una spesa di 8 miliardi, pensate quante cose si possono fare se l'Europa decide questo. E poi proposte precise per quanto riguarda le banche, ne cito solo una: separare le banche commerciali dalle banche di investimento. Noi abbiamo bisogno di liberare il credito, perché altrimenti le imprese non vanno da nessuna parte. E quindi ecco, diciamo, il senso della nostra proposta: cambiare l'Europa rimettendo al centro il lavoro, la possibilità di far ripartire l'economia, cambiare l'Europa
avendo come assillo quello di creare ricchezza, di rimettere in moto i consumi, cambiare l'Europa dando una possibilità a chi vuole intraprendere di avere un'Europa che non sia diretta e governata da burocrati che ti rendono la vita impossibile, ma un'Europa che invece sia più vicina ai cittadini, più democratica. Questo è il senso della nostra campagna elettorale. E quindi non è un derby tra Europa sì e Europa no, non è un derby tra Italia e Germania, è una partita tra i conservatori, quelli che hanno governato in questi anni l'Europa, i conservatori di Angela Merkel, quelli che hanno fatto del bilancio l'austerità, il liberismo esasperato, la loro bandiera, i socialisti, socialisti, democratici. C'è la possibilità concreta di avere un risultato che sposti in avanti, che cambi gli assetti, che riapra una partita in Europa. È una possibilità che è nelle nostre mani e nel nostro voto. Ci avevano detto che non serviva più lo Stato, che bastava lasciar fare al mercato. Ci avevano detto per anni che ci volevano meno diritti dei lavoratori, più flessibilità. Ci avevano detto per anni che le banche avrebbero risolto tutto. Questo castello è crollato. Questo castello è miseramente crollato e tornano grandi questioni e grandi ideali che sono stati l'ideale della nostra vita, l'ideale della sinistra, del centro-sinistra. Ragioniamo con la gente con questo spirito, senza superbia, accettando giuste critiche che vengono, la gente non ce la fa più. È un voto che può spostare in avanti gli equilibri ed è un voto che serve per noi al sud. Un voto che serve per noi al sud. E allora qui che si vota per le regionali, si vota per le comunali, noi abbiamo bisogno di costruire una grande squadra del sud. Abbiamo bisogno di avere una svolta in Abruzzo dopo i disastri che sono stati fatti, e possiamo averla perché abbiamo fatto una scelta forte, un cambiato fortissimo, ma nuovo presidente della regione, nuovi sindaci, insieme ai parlamentari che abbiamo eletto al Parlamento europeo, costruiamo una squadra del sud che difende le nostre ragioni. È possibile, però affrontiamo questi ultimi giorni di campagna elettorale, per favore, lasciando stare i sondaggi. Già una volta, diciamo così, abbiamo fatto gli spettatori e poi ci siamo svegliati un giorno amaramente. Noi non dobbiamo essere spettatori dei sondaggi, ma determinare l'esito delle elezioni. E possiamo determinarlo perché abbiamo argomenti, abbiamo proposte. Non dobbiamo nasconderci le difficoltà, ma credo che noi possiamo avere un voto che ha tre valenze. Portare Schulz a Presidente dell'Europa, rinforzare l'opera di riforme che sta facendo Renzi e cambiare le città e nelle regioni. Dipende molto da quello che faremo nei prossimi giorni. Sappiamo oramai che 3 milioni e mezzo, 4 milioni di italiani decidono se votare e come votare nelle ultime 72-96 ore. E allora affrontiamo la campagna elettorale con questo spirito e penso che se ci muoviamo con queste argomentazioni possiamo ottenere un grande successo. Grazie. Paolucci, adesso la parola a Luciano D'Alfonso, candidato alla presidenza della regione. Se potessi direi che sono venuto per un evidente interesse privato, perché l'Abruzzo ha bisogno dell'Europa e quindi voglio seminare un rapporto riuscito tra questa regione che dovrà fare un lungo tratto di strada insieme alle ambizioni degli abruzzesi e l'Europa. Io penso che questa campagna elettorale, anche con la qualità dei candidati che abbiamo espresso per le europee, ci debba servire per riprecisare il pensiero che noi abbiamo dell'Europa e anche ricostruire un rapporto, consentitemi, di utilità e di convenienza tra l'Europa e il progetto di vita che noi dobbiamo realizzare nei nostri territori. Se si è determinato questa specie di sganciamento, di allontanamento tra la vita delle persone, delle imprese, delle città, delle collettività territoriali e l'Europa, è perché è mancata una premura nel dibattito politico, nel discorso pubblico. Allora cogliamo questa occasione, evitando che ogni volta possa sembrare sempre come se fosse la prima volta. Non è giusto che veniamo colti di sorpresa, per esempio, dalle maglie
di questo rigore senza limite, di questa austerità che sta bloccando la vita, derivante proprio da una idea sbagliata del concepimento del bilancio, degli strumenti di politica finanziaria, quando è all'ordine del giorno in campo la necessità dello sviluppo e della crescita. Il patto di stabilità che io ho patito da sindaco e che da sindaco, assieme ad un bravo amministratore che mi ha accompagnato in quei riusciti 2000 giorni di governo cittadino, Camillo D'Angelo, noi lo rendemmo oggetto di un confronto competitivo con parlamentari italiani ed europei allora, in quel quinquennio che ci ha visti alla guida della città. E mi ricordo l'estraneità con la quale i parlamentari europei ci ascoltavano, come se non vedessero il dramma che si stava avvicinando contro le città, contro l'economia e contro le imprese. Un disagio, una difficoltà, una stortura di nome patto di stabilità, che poi è la cifra di un rapporto sbagliato tra quel modello, che è ancora questo modello di funzionamento delle istituzioni europee, e la vita delle democrazie territoriali. Noi dobbiamo abbracciare con coraggio una sfida su questo fronte davvero riformista e di cambiamento, che rirenda anche le regole di bilancio funzionali alla crescita, allo sviluppo economico e ai progetti di vita delle imprese e dei territori. Tutto ciò che viene investito per fare in modo che i territori, le strutture destinate alla erogazione dei servizi pubblici, non può rappresentare indebitamento. Deve essere letto, registrato e rilevato come investimento, come arricchimento, come irrobustimento dell'economia e dell'armatura territoriale che ospita e facilita l'economia. Ma questo chi lo deve fare nel dibattito pubblico italiano ed europeo, se non chi si candida, chi viene votato, chi va a svolgere funzioni di rappresentanza e anche di combattimento tematico, facendo in modo che si ritrovino le ragioni delle priorità in Italia e in Europa, evitando che noi assumiamo l'atteggiamento quasi dei camerieri a Bruxelles. Io l'ultima volta che mi sono dedicato ad una campagna elettorale in prima fila per le europee, ho fatto votare e chiesto i voti per Massimo D'Alema, e mi ricordo che questo mi costò anche il bisogno di una spiegazione all'interno dell'allora mio partito di appartenenza. Eravamo in cammino verso, diciamo, una combinazione culturale che poi diventò una fusione, poi l'esperienza di un partito univoco. Riuscii a convincere coloro i quali facevano parte del mio organo collegiale, spiegando allora le ragioni per cui valeva la pena concentrarsi nel sostegno di un voto generalizzato a D'Alema candidato, poiché volevamo mandare a Bruxelles una persona capace di difendere anche le ragioni del Mezzogiorno, che sono ragioni anche di nuove infrastrutture, perché se poi ci ha soffocato la lentezza, il ritardo in Abruzzo e nel resto del Mezzogiorno è perché noi siamo privati e privi di infrastrutture adeguate. Caro onorevole D'Alema, caro Massimo D'Alema, noi dobbiamo fare sì che si riscriva un'agenda di priorità, e come priorità per esempio questa regione, sia la regione nella quale vivono le persone e le imprese, sia l'ente regione che noi vogliamo andare a governare, hanno bisogno di infrastrutture che ci consentano la velocità, proprio come cifra che regoli la vita delle persone, la velocità nello spostamento delle merci, la velocità nello spostamento delle informazioni, la velocità come possibilità di avvicinare le distanze. Questo si decide in maniera decidente, proprio definitiva, concludente, a Bruxelles, e noi vogliamo che lì ci siano persone che si sentano vincolate al nostro richiamo, alla nostra sottolineatura. Così come dobbiamo fare sì che un pensiero lungo, profondo, possa riempire di sé anche l'attività dei partiti e dei parlamentari su un tema che secondo me è stato con troppa facilità scavalcato. Penso al tema della cittadinanza europea. Nel 1861 si è precisato
qual è il contenuto della cittadinanza nazionale. Un patto tra istituzioni e cittadini che ha fatto sì che i cittadini, in cambio della contribuzione fiscale, della coscrizione militare obbligatoria, potessero avere servizi di qualità, tipo l'istruzione, un cammino, diciamo così, verso l'ingrandimento nella erogazione di un minimo di servizio della salute, qualche attenzione anche in cammino rispetto alla risposta alla domanda di lavoro. Questa era la cittadinanza nazionale. La cittadinanza europea come deve essere riempita? Che significa la cittadinanza europea? Non può significare la possibilità solo di spostarsi da Barcellona a Trieste, disoccupato a Barcellona, disoccupato a Trieste, questa coppia, diciamo, di meno che riguarda il cittadino europeo non fa capire l'utilità, l'opportunità, la necessità di credere in un progetto di adesione all'Europa. Allora dobbiamo riempire di significato questa categoria che troppe volte è sfuggita al dibattito politico. Che significa essere cittadini europei? Io provo a lanciare una provocazione. Potremmo metterci d'accordo che la cittadinanza europea meriti di evocare per esempio la categoria della sicurezza. Pensiamo per esempio alla sicurezza tecnologica, alla sicurezza delle informazioni, alla sicurezza alimentare, alla sicurezza anche della finanza, del bilancio, alla sicurezza anche della qualità del lavoro. Tutto questo però richiede che si torni a cimentarsi la dimensione politica della questione dell'Europa e di ciò che l'Europa deve aggiungere, deve produrre in termini di integrazione di quello che si ha. Giorni fa ci siamo trovati ad un confronto con parlamentari abruzzesi e anche candidati al Consiglio regionale. Facciamo in modo che la cittadinanza, ogni volta che si declini il termine di riformismo, non si trovi davanti ad un di meno. E questa campagna elettorale sulle europee, per le europee, deve fare sì che gli italiani, e tra gli italiani naturalmente i cittadini del Mezzogiorno e l'Abruzzo anche, che vuole riempire quinquenni di vuoto, anche di nuova intuizione, di nuova elaborazione, di nuova progettazione, si possano sentire accompagnati dalle spinte riformatrici, dalle elaborazioni innovative che si producono a livello del dibattito politico europeista. Noi abbiamo, caro Presidente D'Alema, anche l'ambizione di contribuire a definire questa euroregione dell'Adriatico che veda l'Abruzzo assieme alle Marche, al Molise e a tutti i territori che sono bagnati dal mare Adriatico e dal mare Ionio come una configurazione nuova del nostro esserci nello spazio europeo. Però a che anche questo ci possa convocare e riguardare deve produrre comodità economica ulteriore, deve produrre per esempio una governance avanzata per quanto riguarda le autorità portuali, deve fare in modo che ci sia un aumento della qualità della vita e del funzionamento dell'attività delle istituzioni. Come determinare questa rinvenibilità di risultati? Facendo sì che a Bruxelles ci vadano parlamentari che si sentano legati a questo territorio, che accettino addirittura anche la logica di un patto. Io come presidente candidato alla guida di questa regione pongo al candidato Paolucci una questione. Noi siamo tagliati fuori dall'alta velocità della dorsale adriatica e siamo anche sofferenti del collegamento ferroviario lungo la direttrice Pescara-Roma. Per la direttrice Pescara-Roma vediamo noi di attivare un dialogo competitivo con la holding ferroviaria, cercando di realizzare lungo questa direttrice quegli accomodamenti intelligenti che evitino il disperdersi del tempo rispetto a numerose incredibili fermate. Vediamo di concepire, insomma, il ristabilimento di una giusta velocità ferroviaria lungo la direttrice Pescara-Roma. Ma nella direttrice dell'Adriatico noi abbiamo a nord dell'Abruzzo l'alta velocità, a sud del Molise abbiamo un potenziamento della velocità che sempre di più si avvicina ad essere alta velocità per via dei numeri della Puglia e della capacità che ha la Puglia di collegarsi anche alla Campania. Noi abbiamo una interruzione tra Abruzzo e Molise che sembra non interessi a nessuno e poi scopriamo
che se l'Europa si facesse carico di tratteggiare la potenza di questo corridoio ferroviario, allora potremmo accelerare anche i tempi di realizzazione di questa direttrice nell'agenda degli investimenti della nostra holding ferroviaria. Se la cittadinanza europea si trova con il vuoto di spostamento ferroviario, con una dimensione europeista così lontana rispetto alla vita del lavoro e delle imprese, è chiaro che poi la cittadinanza percepisce il voto alle europee come un fatto residuale nella vita della giornata, nella vita dell'annualità e del dibattito politico. Mettiamoci insieme, assumi un impegno, tu oggi candidato e domani di sicuro eletto, per fare sì che questo nodo del tema ferroviario riguardante l'Abruzzo e il Molise diventi una priorità oggi del combattimento politico parlamentare, ma domani come un investimento nell'agenda delle priorità delle istituzioni europee, perché ogni volta che l'Abruzzo ha scavalcato il tema dell'isolamento derivante dall'assenza di trasportistica, ci siamo consegnati alla interruzione della civiltà, all'interruzione della modernità. Noi dobbiamo fare sì che l'Abruzzo si riconnetta, si riprenda il collegamento con il mondo, per quanto riguarda quello che dobbiamo alle giovani generazioni, ma anche per quanto riguarda quello che noi dobbiamo a ciò che produciamo e che deve arrivare al mondo. Io la campagna elettorale per le europee la farò incoraggiando il lavoro anche degli altri. Quello che è certo è che ci stiamo spendendo molto in questa battaglia di tipo regionalista. Tutto ci incoraggia ad insistere, poiché abbiamo a portata di mano una vittoria riconoscibile proprio come una grande differenza tra noi e i nostri sfidati. Poi però non possiamo trovarci da soli con i poteri del nostro regionalismo, abbiamo bisogno di un Parlamento nazionale, di un governo nazionale che ci stiano a sentire, e abbiamo bisogno di un'agenda europeista che faccia carico di quello che noi non possiamo definire e affrontare qui. Per questo vi dico, spendetevi, spendiamoci, facciamocene carico ed evitiamo il divario che ogni volta compare tra le schede delle elezioni regionali e le schede delle elezioni europee. Tre parlamentari noi possiamo fare sì che pervengano alla elezione con il nostro incoraggiamento. Paolucci credo che meriti tutto il nostro coinvolgimento, poiché lo riconvocheremo quando comincia la nostra stagione di governo in Abruzzo. Grazie, una grande stretta di mano a Massimo D'Alema, sperando di vederlo commissario a Bruxelles. Io cercherò di parlare in piedi con la difficoltà di un microfono che va sostenuto. Ci vuole un po' di cultura, sì, qui urge una base culturale più robusta, diciamo, per il microfono. No, se no lo sostengo. Non è che è possibile. Arriva, sì. Ma credo che questa scadenza elettorale, questa giornata del 25 di maggio assuma per l'Abruzzo un valore del tutto speciale. È in gioco l'avvenire della vostra regione e la possibilità di uscire da una stagione segnata dalla prevalenza della destra. Ci sono grandi personalità che si misurano e davvero che possono rappresentare un punto di svolta. Un nuovo sindaco in Pescara che si presenta con il volto innovativo di una società civile, di un mondo intellettuale che si misura con la sfida del governo locale. Una grande personalità come Luciano, Alfonso, che torna ad essere protagonista della vita politica pienamente e che certamente può imprimere una svolta alla qualità del governo della vostra regione. E io credo che questo, vedete,
Io sono molto convinto di un tema che ha circolato, diciamo, nelle introduzioni, negli interventi. Per l'avvenire del Mezzogiorno è molto importante che chi ha le responsabilità nel governo delle città, delle regioni e chi rappresenta il Sud nella vita politica nazionale e nel Parlamento europeo, tutte queste persone possano giocare in squadra, possono cioè lavorare intorno a progetti comuni che avranno bisogno delle risorse europee, di coerenti scelte della politica nazionale, ma anche di una classe dirigente locale, regionale, in grado di tradurre in progetti. Indubbiamente, diciamo, la incapacità di spesa di una parte delle risorse europee è un segno di sconfitta della classe dirigente meridionale o di una parte di essa. E non è facile andare a Bruxelles a rivendicare maggiore impegno per il Mezzogiorno e sentirsi rispondere: ma se non siete in grado neppure di spendere i soldi che vi mandiamo. Quindi bisogna lavorare insieme, occorre qualità, occorre competenza, il paese può farcela, ma noi non ci possiamo nascondere che siamo in una crisi drammatica e che in questa crisi c'è una speranza di riscatto, ma c'è anche il rischio di una caduta che sarebbe rovinosa per il nostro paese. Io voglio sottolineare questo. Se non abbiamo il senso della drammaticità della situazione, noi rischiamo di arrivare alla data delle elezioni in modo inconsapevole. Se prevale un'ondata distruttiva, autodistruttiva del paese, il paese va a rotoli, nessuno ci verrà a salvare. Dice Berlusconi che hanno fatto un complotto contro di lui, diciamo. Non è vero, ma se fosse vero, ancora una volta i nostri alleati ci avrebbero salvato dalle disgrazie in cui si sono cacciati gli italiani, così come ci liberarono dal fascismo, ma non verranno a liberarci. Ci dobbiamo proteggere da soli, dai guai che il paese rischia e nei quali il paese rischia di precipitare. E quindi dobbiamo entrare con queste elezioni europee. Dobbiamo diventare parte di un movimento per cambiare l'Europa. Nessuno di noi pensa che l'Europa vada difesa così com'è. Lo pensano i conservatori. L'Europa va cambiata, ma le ragioni della protesta non giustificano la distruzione di ciò che è stato costruito insieme. Ciò che è stato costruito insieme è un continente di pace, di stabilità, di progresso, di benessere. È l'annullamento delle frontiere lungo le quali si sono combattute le guerre mondiali, due guerre mondiali e una guerra fredda. È il superamento dei nazionalismi che hanno lacerato l'Europa. Questo patrimonio è un patrimonio che deve essere difeso e noi vogliamo cambiare l'Europa proprio perché crediamo in essa, come ha scritto giustamente nel suo manifesto Massimo Paolucci. Crediamo nel progetto europeo e avvertiamo che questo progetto oggi è bloccato nella palude di una visione economicista, monetarista, di una visione politicamente
debole, perché grande processo europeo è incompiuto e la svolta deve portarci ad avere un'Europa più democratica, cioè nella quale i cittadini contano di più e con il loro voto determinano, a cominciare dal fatto che questa volta con il voto dei cittadini si determinerà il Presidente della Commissione Europea, non sarà affidato al negoziato tra i governi. Un'Europa che non sia comandata dai governi nazionali, perché è chiaro che quando si seggono intorno a un tavolo i governi nazionali, il governo della Germania non conta come quello della Slovacchia, ma quando ci si siede nel Parlamento ogni deputato conta uno, sia che sia stato eletto in Germania sia che sia stato eletto in Slovenia, e quel Parlamento rappresenta la cittadinanza europea. Per questo spostare l'asse del potere verso il Parlamento, verso una commissione che goda della fiducia del Parlamento, significa avvicinare il potere europeo ai cittadini, renderlo più trasparente, più controllabile, uscire dalla logica di una contrapposizione nazionalistica di consigli europei in cui alla fine ci sono vincitori e vinti e si rafforzano i rancori, le diffidenze, portare la politica in Europa significa appunto che in Europa non si gioca una sfida tra noi e la Germania o tra la Francia e la Germania e il resto del mondo, ma si gioca classicamente una sfida tra progressisti e conservatori, anzi una sfida a tre, perché ci sono in campo anche i populisti, per quelli che vogliono sfasciare. Oramai è una sfida tripolare in Europa, ci sono i progressisti, ci sono i conservatori e ci sono quelli che in sostanza vogliono rimettere tutto in discussione, buttare tutto per aria, con quali conseguenze? Qualcuno si è fermato a ragionare un momento su che cosa accadrebbe. Sì, perché diciamo il voto di protesta è come uno sberleffo, ma supponiamo che vinca, cosa accade il giorno dopo? La catastrofe, è difficile descrivere, diciamo, è difficile descrivere la catastrofe che accadrebbe. Cioè, usciamo dall'euro e dove andiamo? Chiediamo di essere ammessi all'Africa, da dove pensiamo di andare? Cosa significa rinunciare all'euro per tornare alla lira? Cioè una moneta che si svaluterebbe del 30 o del 40% rispetto all'euro, e con la moneta si svaluterebbero i vostri risparmi, il valore delle vostre case. E immaginate un paese come l'Italia che ha un debito pubblico appunto enorme, 2.000 miliardi, e che deve chiedere prestiti sul mercato. Se vende titoli denominati in euro potrà venderli pagando un tasso di interesse del 1,5-2%, dipende dalla situazione, ma se dovesse vendere titoli denominati in nuove lire, quali tassi di interesse si dovrebbero pagare perché qualcuno te li venga a comprare? I titoli in una moneta che si svaluta. E se lo Stato italiano deve pagare tassi di interesse del 10, del 12, del 15%, oppure a 20, diciamo, dove troverà più soldi per pagare le pensioni, la sanità, la scuola? E chi li risolve questi problemi? Casaleggio con un tweet. È il suicidio collettivo. Questo sarebbe
il suicidio collettivo. Ecco perché la prospettiva è un'altra: cambiare la politica europea, cambiarla profondamente, uscire dalla gabbia dell'austerità. L'austerità non è materia di fede, non è scritta in nessuna Bibbia, è una scelta politica sbagliata, che si è rivelata improduttiva, perché ha frenato la ripresa economica, ha generato disoccupazione e non ha neppure prodotto il risanamento dei bilanci nazionali. Quindi bisogna uscirne, bisogna promuovere gli investimenti, l'innovazione, la ricerca, la collaborazione industriale, grandi progetti infrastrutturali, le reti, non soltanto le reti materiali, si parlava di ferrovie, certamente, le reti del gas, le reti elettriche, ma anche la banda larga europea, creare le condizioni di un rilancio dell'economia, sostenere la disoccupazione giovanile con politiche mirate per offrire una possibilità ai giovani. C'è questo piano giovani, una delle cose che si sono conquistate nel corso di questi ultimi mesi, questa garanzia per i giovani che vogliamo che sia messa in funzione, ma vogliamo anche che sia adeguatamente finanziata. Occorre una politica intelligente per il debito, che non significa che noi non vogliamo pagare i nostri debiti, siamo in grado di pagarli, ma significa che se interviene la garanzia europea sul debito nazionale si abbattono i tassi di interesse. L'abbiamo visto, è bastato che Draghi dicesse che lui sarebbe intervenuto con la forza della Banca Centrale Europea per stroncare la speculazione, perché l'Europa è una grande potenza se la usa questa potenza. Certo, se noi lasciamo ogni singolo paese, diciamo, nelle mani di, allora i fondi speculativi possono piegare il Portogallo, possono piegare la Grecia, ma se si trovano di fronte l'Europa perdono, si arrendono, poco da fare, non hanno la forza affrontare la grande potenza dell'Europa. Questa potenza deve essere messa al servizio del lavoro, non della finanza. La moneta è uno strumento, non è un fine. La stabilità monetaria non è un dogma. L'obiettivo è il lavoro, la crescita economica e il benessere delle persone. È una svolta politica, ma anche di valori, di priorità. È una svolta a sinistra di cui l'Europa ha bisogno, questa è la verità, e ha bisogno di una sinistra che sia un po' più europea, diciamo, che sia in grado di non essere soltanto una somma di sinistre nazionali, ma che assuma il progetto europeo come proprio. E poi c'è bisogno di un'Europa più unita e quindi più autorevole sulla scena mondiale, che capace di esercitare il suo peso e di non mettere, diciamo, il proprio destino nelle mani soltanto di altre potenze, diciamo, sia pure amiche o alleate, perché in un mondo che è cambiato, che rapidamente cambia, in un mondo dominato da grandi paesi continente che hanno 1,5 miliardi di abitanti, eccetera, i singoli paesi europei sono destinati alla marginalità, solo l'Europa unita può avere un peso. E badate, l'Europa unita ha una grande missione da svolgere, l'Europa ha svolto una missione. E questa missione è stata quella di
sanare le ferite dei conflitti che avevano lacerato l'Europa, ma che poi avevano insanguinato il mondo, perché in Europa sono nate guerre mondiali, non guerre europee. Oggi quella missione è compiuta, quelle frontiere non ci sono più, ma guardate, lo dico, dovremmo esserne orgogliosi, perché è un successo enorme che si è realizzato nel corso di una generazione, non in un tempo lungo della storia, nel corso di una generazione. Ma oggi la missione è un'altra, io direi la missione europea è quella di umanizzare la globalizzazione, e cioè portare nel mondo globale i valori nostri, la democrazia, la libertà, i diritti sociali, i diritti delle persone, i diritti delle donne. Che cosa vogliamo che sia il mondo che si unifica? Vogliamo che sia un mondo nel quale gli operai europei hanno poi alla fine gli stessi diritti, gli stessi salari di quelli della Corea, o vogliamo che avvenga il contrario? E cioè che gli standard di civiltà che sono stati conquistati in Europa divengano il metro. Vogliamo un mondo nel quale la tutela dell'ambiente sia come in Cina, dove è un grande paese, dove non si respira, diciamo, di andare con la mascherina. O vogliamo che le regole ambientali siano quelle europee, che sono le più avanzate? Vogliamo un mondo nel quale i poveri non hanno l'assistenza sanitaria come negli Stati Uniti? O vogliamo un mondo nel quale tutti abbiano l'assistenza sanitaria? Sapete che in Europa si vive mediamente 5, 6, 7 anni più che negli Stati Uniti d'America? Ecco, questo è il punto, questa è l'Europa che ci piace, diciamo. E la missione dell'Europa è portare questi valori, queste conquiste, farli diventare, come dire, il modello verso il quale il mondo globale si orienta, verso un mondo più libero, più attento ai diritti delle persone, alla tutela dell'ambiente. Questa è l'Europa di cui ci dobbiamo sentire orgogliosi. L'Europa che prima nel mondo vara la tassa sulle transazioni finanziarie, perché è bene che anche la finanza paghi un po' dei danni che ha creato, e non solo i lavoratori, i pensionati. L'Europa che nell'Assemblea delle Nazioni Unite propone la risoluzione contro la pena di morte, perché rispetta la vita umana. E potrei fare molti esempi, diciamo, di che cosa è l'Europa nella quale crediamo. Non l'Europa prigioniera dell'austerità, non l'Europa della tecnocrazia, dei banchieri, che sembra avere soffocato questi valori e queste idealità, che devono tornare al centro del progetto europeo. Allora, questo è il grande tema di questa campagna elettorale, dove i progressisti si candidano a guidare quello che noi abbiamo definito, diciamo, un rinascimento europeo. E è una sfida aperta. Nel 2009 prevalsero largamente le forze conservatrici, erano il governo in quasi tutti i paesi europei e per una larga maggioranza parlamentare. Oggi la sfida è aperta e, diciamo, siamo testa a testa. Ed è possibile quindi imprimere una svolta. E vedete, naturalmente, perché questo avvenga bisogna che prevalga chi è in grado di fare questo. Cioè, parliamoci chiaro, noi vogliamo un'Italia che conta di più in Europa, lo dicono tutti, no? Dicono, picchiare i pugni sul tavolo, cioè. Per contare di più in Europa c'è bisogno di avere un governo credibile,
una classe dirigente seria, bisogna essere collegati a grandi forze europee, perché se no si è marginalizzati anche nel Parlamento. E chi è in grado di offrire questo oggi agli italiani? Parliamoci chiaro. Grillo. A parte è un partito incoalizzabile, cioè nel Parlamento europeo i deputati di Grillo non conteranno niente. E badate, io lo conosco il Parlamento europeo, non li faranno neanche arrampicare sul tetto. Perché c'è una normativa piuttosto severa, sono meno di manica larga che da noi, diciamo. Non conteranno niente. Picchieranno i pugni sul tavolo, chiameranno gli inservienti e li faranno buttare fuori, perché quelli che fanno casino li mettono fuori e lì rimangono i finlandesi, gli svedesi e decidono loro. E questa è l'Italia che conta di più? Non so, a me pare un'autentica follia. Pensiamo di contare di più con, riproponendogli Berlusconi, diciamo. Sì, appunto adesso siamo alle barzellette sui complotti, sulle cose. Lasciamolo lì all'assistente. Ha detto che lì assiste questi vecchietti, ha detto che gli porterà delle dentiere, insomma può fare del bene, sì, ma in una dimensione lì. Certamente non credo che, diciamo, se se lo vedono di nuovo di fronte in Europa, questo diranno in Italia, accidenti gli italiani. Ragazzi, quando l'Italia negli anni 90 ha portato il debito pubblico dal 127 al 103% del PIL, ha rimesso in movimento l'economia, la crescita economica, ha promosso una classe dirigente seria, non c'era bisogno di picchiare il pugno sul tavolo, si mandava Ciampi e quelli stavano zitti e prendevano appunti. E l'Italia ha contato, perché a un certo punto c'è stato persino riconosciuta la guida della Commissione europea con Roma Prodi. Non è vero che ce l'hanno con noi, diciamo. Bene da noi! Che noi contiamo o meno in Europa dipende da noi, da quello che decidiamo noi, non dipende dal fatto che quelli ce l'hanno con noi. È evidente che se noi non siamo in grado di darci dei governi credibili, in questo momento nel paese c'è una possibilità, c'è una speranza, ed è rappresentato dal governo guidato da Matteo Renzi, che tra mille difficoltà ha avviato il processo di riforma. Io non credo all'uomo solo al comando, ma non credo che ci sia un uomo solo al comando, che poi in definitiva lui ha proposto delle riforme, ma il Parlamento gliele sta cambiando, quindi non è che, come ragionevole che sia, come normale, siamo un paese democratico, soprattutto quando si tratta di riforme costituzionali o delle leggi elettorali, eccetera, non è che le può decidere uno da solo, diciamo, sono quindi. Alla fine, però, lui ha avuto il merito di dare un impulso, di imprimere un dinamismo alla vita politica italiana nuova, di riaprire una speranza e di suscitare anche interesse e sostegni in Europa, dove non si pensava che un paese bloccato come l'Italia potesse esprimere una classe dirigente nuova e il capo di governo oggi più giovane del Consiglio europeo. Qui parliamoci chiaro, se vince il Partito Democratico
Allora noi siamo nelle condizioni di essere la componente più forte di un grande partito europeo che potrebbe essere il primo partito in Europa. E assumiamo la presidenza dell'Unione Europea con un presidente del Consiglio forte anche di un voto popolare, di un consenso popolare che gli dà maggiore autorevolezza per fare quelle battaglie che lui ha annunciato, che sono le battaglie per cambiare la politica europea, per l'occupazione, eccetera. Quindi vogliamo contare in Europa, quella è la strada per contare. In quel modo contiamo, nel senso che entriamo dalla porta principale, con la forza di un governo che assume la presidenza dell'Unione avendo una base di consensi forte nel paese, e con la forza di una presenza che diventa una presenza fondamentale dentro al Parlamento europeo, perché quando tu sei la componente più numerosa o una delle componenti più numerose del maggior gruppo, significa che hai accesso alle presidenze delle commissioni, ai ruoli che contano, dove poi gli interessi nazionali si possono difendere in modo più agevole. Se il voto si disgrega in mille direzioni, se la gente si diverte, pensa che il voto europeo è un voto in libertà perché tanto non serve a niente, diciamo, noi pagheremo un prezzo molto alto. Io lo dico perché, insomma, noi abbiamo un dovere. Abbiamo il dovere di spiegare ai cittadini italiani che se essi decidono di farsi del male da soli, nessuno potrà salvarli. Dopo non si venissero a lamentare con i partiti, eccetera. Onestamente, insomma, siamo al momento della responsabilità. Quello che noi possiamo fare è dirglielo. Guardate, le cose stanno così. Noi cercammo di dirlo che se l'Italia si metteva nelle mani di Berlusconi andava nei guai, ma la gente si innamorò del fatto che ci sarebbero stati milioni di posti di lavoro, il benessere generale, eccetera. Poi non è accaduto, e se la sono presa con i partiti anziché prendersela con se stessi, che hanno scelto le persone sbagliate, hanno mandato ad andare. Chi li ha eletti questi signori che sono venuti in Parlamento per arrampicarsi sul tetto, diciamo? Italiani, pensando che quello avrebbe cambiato tutto, invece non è servito a niente in buona sostanza. Anche perché quando noi abbiamo detto prendetevi le vostre responsabilità, facciamo governo, ha detto per l'amor del cielo, noi governo non ne vogliamo fare con nessuno, vogliamo il 100% del Parlamento, ha risposto Grillo, che è un'affermazione inquietante. Nei paesi democratici, in Corea del Nord, diciamo, sapete, il 100% del Parlamento, nei paesi democratici normalmente si collabora, diciamo, con gli altri, si cerca di lavorare insieme. Ecco, vedete, questo è molto importante che noi ci rendiamo conto, quindi, della portata della sfida e di quanto la posta in gioco può essere decisiva per l'avvenire del nostro paese. Perché insomma è del tutto evidente che siamo in un passaggio cruciale della vita del paese. Il declino della stagione berlusconiana, ma come ne usciamo? Ne usciamo con una nuova prospettiva alternativa di governo, eccetera, o ne usciamo in un processo di disgregazione del sistema democratico? Questo è il punto. Questa alternativa è nelle mani degli italiani.
E badate, io non sono molto scettico verso i sondaggi, innanzitutto perché nel corso degli ultimi anni sono stati sempre sbagliati. E poi molta gente si vergogna di dire che vota per Grillo o per Berlusconi, ma non si vergogna di farlo. Per cui alla fine si vergognassero di farlo, cioè, anziché di dirlo. Per cui alla fine i sondaggi spesso non rispecchiano, diciamo, quello che poi accade veramente. E noi siamo anche in un paese attraversato da grandi sofferenze, nel quale inevitabilmente ancora oggi ci sono milioni di persone che non hanno deciso se votare e per chi votare. Ed è, badate, soprattutto il voto europeo che mi preoccupa, non perché non sia importantissimo il voto delle città, il voto delle regioni, ma lì, diciamo, lì scatta una logica in parte diversa. Perché il cittadino italiano che vuole protestare usa le elezioni europee, perché è un voto irresponsabile, diciamo. Poi quando si deve scegliere il sindaco normalmente cerca una persona seria. Quindi c'è una differenza, spesso c'è una differenza, diciamo, perché poi il sindaco è il sindaco, sta lì, non è che solo se lo può votare per protestare, magari ci andrà a protestare dopo, diciamo, ma bisogna che sia una persona seria. Per cui secondo me è possibile che ci sia una differenza anche notevole tra il voto amministrativo, regionale, dove io mi sento più tranquillo, che noi siamo la forza di governo più credibile, e il rischio che invece nel voto europeo ci sia uno sfogatoio dei malumori del paese, senza rendersi conto che il voto europeo ha esattamente la stessa valenza di governo. Ma siccome l'Europa è lontana, diciamo, molti cittadini non se ne rendono conto. Non si rendono conto. E allora io ritengo che quello che è fondamentale è che noi in questi giorni che ci separano dal 25 di maggio, noi si stia in campo. Non facendosi cullare dall'illusione dei sondaggi, cioè una delle cose più diseducative, diciamo, che siano comparse nella vita italiana negli ultimi anni. Cioè, innanzitutto hanno diseducato il nostro partito. Una volta io andavo, sono abbastanza vecchio, diciamo, per avere memoria di quando si andava in giro e il dirigente che veniva da Roma chiedeva come vanno le cose e normalmente aveva di fronte delle persone che avevano il polso della situazione. Adesso succede il contrario, tu arrivi e ti domandano: ma cosa dice il sondaggio? Anzi, quello vero, perché se c'è l'idea che a Roma si disponga di sondaggi veri, oggetti misteriosi, gente che osserva il volo degli uccelli, diciamo, che facevano gli aruspici, diciamo, o che studia i fondi di caffè, cioè una catastrofe. Noi dobbiamo riprendere un rapporto con la gente reale. Il sondaggio che conta è quello che ha fatto stamattina Massimo Colucci al mercato a Giulianova, dove ha incontrato un sacco di gente con mal di pancia. Quello conta molto di più dei foglietti misteriosi che girano con i sondaggi veri. C'è una profonda sofferenza e o noi stiamo in campo con la forza, la convinzione di una grande forza politica, di una parte del popolo italiano che vuole costruire una via d'uscita dalla crisi e vuole davvero un'Italia rispettata e che conta in Europa e che è in grado di incidere per cambiare la politica europea. O noi ci siamo e incontriamo le persone e le orientiamo, le incoraggiamo nella direzione giusta, oppure se ci affidiamo soltanto
alle tendenze dei sondaggi, rischiamo di avere sorprese non liete, come fu nelle ultime elezioni politiche, quando poi negli ultimi giorni un pezzo del paese sbandò e votò Grillo, rendendo il paese ingovernabile, ecco, costringendoci a fare il governo di solidarietà, a imbarcare Berlusconi e a vivere tutte le complicate vicende, diciamo, che poi abbiamo conosciuto. Quindi il mio invito è davvero a diamoci una mano, diciamo. Voi avete anche, in certo senso, come dire, la fortuna del sommarsi di elezioni locali e di elezioni europee, che determina una mobilitazione maggiore delle persone, dei cittadini, eccetera, e quindi la possibilità di avere un contatto più diffuso con i cittadini. Utilizzatelo per fare in modo che in queste elezioni, diciamo, l'Europa non sia la Cenerentola, diciamo. Cercate di fare capire che anche perché il vostro sindaco possa lavorare meglio c'è bisogno di un'Europa che ragioni in modo diverso, o perché la regione disponga delle risorse necessarie. Tutto si tiene oramai e non c'è, la dimensione del governo locale non è disgiunta dal corso della politica europea. Quindi questo è il mio appello, ad avere davvero in questi giorni una grande mobilitazione, e sono persuaso che se noi otteniamo il risultato che è giusto che otteniamo, il paese svolta. Il paese ancora vive una condizione di difficoltà, i dati di oggi sulla crescita economica segnalano una crisi da cui si fatica ad uscire, e c'è bisogno assoluto di stabilità politica e di impegno riformatore, altrimenti non ne usciamo, e lo dobbiamo far capire innanzitutto a quelli che vivono una condizione più difficile, che se viene meno la stabilità di governo e la forza di un impegno riformatore, saranno innanzitutto i cittadini più deboli a pagare il prezzo. Questi sono i valori, diciamo, per i quali ci battiamo: cambiare l'Europa, governare per rinnovare il nostro paese, ristabilire in questa regione quel primato del centro-sinistra che ha rappresentato le pagine migliori della vicenda abruzzese degli ultimi 20 anni, e fare in modo che l'Italia si ripresenti in Europa con la forza, l'autorevolezza di un grande paese deciso a fare la sua parte, in grado di mandare lì una classe dirigente che conta e non delle persone che vanno lì a raccontare le barzellette, diciamo, come è accaduto purtroppo. Appunto, anche da questo punto di vista, l'impresario lo hanno già avuto, non è il caso adesso di affidarsi al comico, diciamo, perché poi dopo io penso che non ci sarebbe un terzo tempo. Grazie, buon lavoro.